Campagna sensibilizzazione sulla tutela degli animali. Quando le abbandoni, guardali negli occhi. Sono tuoi amici, non lasciarli indietro. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, ciao 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 ciao. Allora, mi ho messo un po' a gufare, questa sera, ma giusto così, very soft. L'Inter non ci ho provato, ma l'hanno sfangata con l'Empoli. Per 3-0, l'Empoli in inferiorità numerica, giustamente, e poi ci ha provato, ma l'Inter poi ha preso il largo. Adesso ci gustiamo... I Gobbi in casa contro il Parma, vediamo un po', si gufa anche qui in modo soft e niente, perché è giusto, fanno tutti e facciamo anche noi. Complimenti al Napoli, questi oggi non l'ho fatti, ma devo fare complimenti per Napoli, per la squadra, per quello che stanno facendo dopo l'anno disastroso, dello scorso campionato proprio disastroso, ma è a dir poco. E ecco, conti a tutti che si stanno dimostrando, insomma, tra i papabili conquistatori di questo campionato. Ma arriviamo a noi perché vedete, guardate, io mi sono messo comodo perché tanto, cioè, poi dopo un po', dici, oh, ma che sti che stanno a fare? Cioè, sinceramente, no. Ma se non importa a loro, a partire da quelli lassù. Da quello che non c'è mai, è sempre la New York, quando viene fa altro che sparaminchiate, fa promesse che non vengono mai mantenute. Quest'altri, avete visto oggi che è successo? Questo l'hanno abbandonato. L'hanno abbandonato. Dopo la sconfitta di ieri, nessuno è andato al microfono. Nessuno. Prima si va, ma dopo no. Dopo no perché... Non si abbassano, no, mandano i giocatori o l'allenatore, loro mai, loro sempre prima delle partite per pavoneggiarsi, no? The Badgers fatturato, voglia di vincere, progetto importante. Oggi a Milanello, non se... io quello che almeno dicono, da quello che si dice in giro e le notizie che sono filtrate, non c'erano neanche nessuno, nessuno. Questo l'hanno abbandonato, a parte dalla prima giornata. Poi hanno fatto vedere che un po' ci tenevano e allora hanno avuto un riavvicinamento. Adesso alla prima difficoltà lo hanno riabbandonato. Ma voi pensate, e così, di conseguenza anche la squadra. Cioè, ma come pretendete che i giocatori si impegnino mille per cento? L'allenatore che abbia in pugno la squadra, se quello che avete messo voi lì viene scaricato e basta. Allora, sai che vi dico? Ma se non importa a loro? Ma perché bisogna incazzarsi noi? Ma perché? Facciamo una cosa, rilassiamoci così, bene? Rilassiamoci. E dobbiamo fare solo una cosa, seguire la Milan. Partita. Abbozzare, perché dovremo abbozzare tanto ancora, non è mica finita. È appena iniziata la stagione. Ancora ce ne sarà di momenti, ma forse ancora più bui. E sperare che questi se ne vadino il prima possibile. Bisogna solo fare questo. Per il resto bisognerebbe rilassarsi, guardare le partite, senza avvelenarsi il fegato, logorarselo, che non serve a niente. Non serve a niente. Non serve a niente. Siamo una squadra senza né capo né coda, ragazzi. Siamo diventati lo zimbello di tutti. E poi mi vengono a dire, sento di, ma quello, se quel tiro entrava dentro, se quello veniva espulso, ma se quello non era malato, è uguale, non ci sa i giocatori, non ci sa la squadra, volete capire o no? Ci saprebbe, ma non è stata puntellata dove doveva essere. È stata semi-svuotata e ripienata a metà con acquisti fatti a casaccio. Che non, poi non servono neanche per il gioco dell'allenatore che tu hai preso. Cioè qui vedete quello che hanno fatto. Già qui vedete quello che hanno fatto. E poi dicono di cambiare allenatore. Per fare che? Questi sono buoni. Ormai siamo in tutti nella stessa barca. Si va avanti fino alla fine. Fino alla fine. Qualsiasi sia il risultato con questo allenatore qui. Punto.
E dopo dovranno risponderne i responsabili di questa debacle. Punto. Perché se questi mandano via Fonseca, occhio, questi dobbiamo prenderlo. Ancora uno peggiore, ancora peggio. No, mediocre come lui, ancora peggiore. Vi fidate? Meglio che rimanga questo. E si va avanti, altalenanti, altalenanti, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, su e giù. E questa qui, e questo è quanto. Comunque quello che è successo oggi sono vergognosi. Che nessuno si sia presentato a Milanello. Vergognosi, fate proprio schifo. Dovete sparire il prima possibile. Anzi, l'unico che si è visto a trovare i giocatori, l'allenatore, è Rijkaard. Cioè, c'era Rijkaard e questo il grande staff, il grande team di lavoro, il grande gruppo di scienziati di lavoro, dove erano? Già in vacanza per Halloween? Hanno fatto presto. Valigie, mamma mia. Mamma mia, come siamo messi, ragazzi. Vabbè, che vergogna. Hanno abbandonato lui e la squadra praticamente. Andassero a fare in culo. Meteretta, divertiamoci, pensiamo a rilassarci senza tante. Aspettative, datemi retta, rilassiamoci. Bisogna solo aspettare il momento che questi se ne vadino via da quattro passi dai coglioni. E basta, vergognosi. Neanche a Milanello, intorno alla squadra, sono stati lasciati a se stessi. Mamma mia, che vergogna. Vabbè, andiamoci un po' a Juve Parma, vediamo che succede. Si gufa un pochino, va. Ciao.